Last of Our Kind è l'ultimo album dei Darkness ed è l'ultima possibilità che i Darkness hanno di, secondo me, di rientrare nel mondo di, non voglio dire dei grandi nomi, però di quelli che contano qualcosina, quantomeno tra i nuovi gruppi. Ce l'hanno fatta i Darkness? Sì, ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta con riserva, perché ci arriviamo con calma. I Darkness sono esplosi nel 2003 con Permission to Land ed è stato un boom con I Believe in a Thing Called Love, Friday Night, una serie di singoli molto riusciti. Molti comunque non piacciono per il loro modo molto ironico, quasi parodistico a volte di fare rock. Quel disco andò molto molto bene, segnò l'ascesa del gruppo. Da quel momento in poi, diciamo, il gruppo mano a mano in picchiata dal 2003 quindi a oggi, al 2015, ci sono stati solo due dischi, peraltro due dischi, il secondo One Way Ticket to Hell, che neanche sufficiente, l'ultimo Hot Cakes, che è stato sì sufficiente, poteva essere migliore, ma tra l'altro ho letto da qualche parte che il disco era cominciato bene, poi però hanno dovuto tagliare le registrazioni di Hot Cakes appunto per motivi contrattuali, perché avevano un tour alle porte, quindi hanno tagliato tutto e si sente comunque. Comunque non siamo lì per parlare di Hot Cakes, ma dell'ultima opportunità di risalire, diciamo, di prendere la giusta strada, che è questo Last of Our Kind, e i Darkness ci sono riusciti. Sono riusciti a riprendere quel filone che hanno ripreso con Permission to Land. Non che questo disco ci somigli in qualche modo, perché non ci somiglia per niente. Disco che mi è piaciuto molto, ha molti pezzi che mi piacciono tanto, tanto. Però al contrario di Permission to Land, mentre lì tutto funzionava, qui ci sono due o tre pezzi che proprio non mi calano. Ne ho usato uno come la canzone brutta del giorno, che si chiama Hammer and Tongs. Poi ci metterei Sarah o Sarah, Sarah o Sarah. E anche la ballad di metà, Wheels of the Machine, non è molto riuscita, anche se non è proprio brutta. Per il resto, tutte canzoni veramente, veramente molto belle. Justin cambia anche leggermente modo di cantare, non usa il falsetto in maniera spropositata come nei dischi precedenti. Mi confondo, questo tizio che parla. Questo è l'intro di Barbarian, una delle canzoni più belle del disco. Dicevo, Justin non usa più il falsetto a tutti i costi, infatti ci sono un paio di canzoni dove è praticamente riconoscibile. Il disco scorre veramente bene, Barbarian è un'introduzione fantastica, Open Fire, il pezzo che abbiamo sentito, Last of Our Kind, che è la title track, che è davvero un bel ritornello per gli arrangiamenti. Una canzone Darkness, molto Permission to Land, molto molto primo periodo, classica. Molto, molto Darkness. Poi c'è qualche pezzo un po' strano per loro, qualche pezzo che dà quasi sul metal, come Mighty Wings, che è uno dei pezzi più belli dell'album, ma ce ne sono davvero tanti di pezzi belli in quest'album. Vi faccio sentire qualche. Verso la fine, i due pezzi che mi piacciono meno, che sono, dicevo, Sarah, sarebbe Sara o Sara, ma pronunciato all'inglese mi esce questa pronuncia molto discutibile. Con un ritornello molto falsetto qui usato e abusato. Questo porta molto a Hot Cakes, gli episodi che mi piacciono di meno. La nappa è sempre la solita, tranne il batterista che è cambiato, e in questo disco c'è Sara, come si chiama? Non me la ricordo mai. Darkness batterista. Emily Dolan Davis, me lo devo ricordare, non me lo ricordo mai. Che ha registrato il disco e poi è fuggita, non so per quale motivo. Dicono perché gli impegni non erano compatibili, ma non lo so. Ora c'è Rufus Taylor, il figlio di Roger Taylor, batterista dei Queen, che è praticamente la copia
sputata del padre quando ero giovane. Disco consigliato, se vi piacciono i Darkness, vi è piaciuto qualcosa, ma anche se non vi è piaciuto qualcosa, consiglio lo stesso un ascolto, perché ci sono dei pezzi un po' diversi, però di ottima qualità. 6-7 tracce veramente veramente all'altezza. Voto 7, adesso vedo in centesimi, 73, giusto per colpa di quei tre brani, se no poteva essere anche molto più alto. Il disco è snello, dura poco, 10 brani, come piace a me. Poi i pezzi migliori, Barbarian e Open, cioè, difficile sceglierne tre. Senza pensarci troppo dico Mighty Wings, un pezzo molto metal con tante sfaccettature, Open Fire, Barbarian, ma ce ne sono da title track, pure bella, ce ne sono diverse. L'album è in streaming gratuito, se andate sul sito thedarkness.co.uk, il sito ufficiale di Darkness, lo trovate in streaming, se no aspettate dopodomani lo potrete acquistare nei negozi. Questo è tutto, fate lo vostro, ciao, alla prossima!